La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno a tutti, Mimmo Moramarco, la rassegna stampa. Buon martedì 21 marzo 2023. Sui maggiori quotidiani di oggi ritroviamo la notizia con l'incontro tra la Cina e la Russia al Cremlino a Mosca e il ruolo proprio di Xi e sulle sorti della guerra russo-ucraina. Apro oggi con l'identità che al centro pagina intitola Ruxia, il ruolo della Cina in Occidente, duello con gli Stati Uniti sulla pace in Europa. C'è anche l'articolo di Adolfo Spezzaferro Se Putin tratta con l'Oriente. Sull'identità anche il gigante dei bond d'argilla, salvataggio di UBS bocciato dai mercati, azionisti KO, il fallimento di Credit Suisse, anche il caos in Francia, e ironizza Ernesto Ferrante nel suo articolo chiamatelo Micron. Si arriva a Libero, anche qui Macron al centro pagina, ok alla riforma, stop alle pensioni a 62 anni, tumulti a Parigi, in alto per Libero si sinistra folle, basta usare i bambini, prestazioni sanitarie negate, adozioni, orfanotrofi pieni, tutte le bugie sui diritti dei minori che l'opposizione sta provando a spacciare per colpire il governo. C'è anche il caso Annunziata, comizio della Littizzetto, identico scoppia il caso Rai. Si arriva a Leggo, il social press, dove al centro il titolo di altra natura, Italia si nasce sempre meno, dal 2018 la popolazione è scesa di 1 milione, siamo meno di 59 milioni, l'Istat certifica la nuova crisi delle culle, nel 2022 sono state solo 393.000, meno 1,9%. Sulla Verità, al centro pagina, la foto e la stretta di mano tra Putin e Xi a Mosca, l'alto là di Washington, non è nell'interesse di ucraini e europei, e Xi parla di nuovo ordine mondiale. In alto la chat al ministero sui vaccini, presi in giro contratti capestro, a fine 2020 Zaccaria, di capo di gabinetto di Speranza, e Magrini dell'AIFA aprendono indignati i protocolli Pfizer, i dati grezzi li avremo soltanto nel dicembre 2024, si legge nelle chat, ma poi si consolano, la trattativa Unione Europea ci mette al riparo. Paolo Del Debbio sulla Verità, c'è l'articolo e sfruttamento, garage line, l'utero in affitto è uno sfregio a tutte le donne. La Repubblica, la priorità è il PNRR, Gentiloni e Visco sulla crescita, pensioni in Francia, il governo si salva per 9 voti, ma la Francia insorge anche su Repubblica, Xi e Putin, il patto che simula la pace. La Gazzetta del Mezzogiorno apre l'intera prima pagina, Pietro Mennea, la freccia del Sud, 21 marzo 2013, 21 marzo 2023, e dedica questa prima pagina di oggi a un grande campione e a un grande evento. Ancora al Sud, il quotidiano del Sud, si parla della Basilicata, del PD Lucano, l'ultimatum delle donne, la questione della rappresentanza diventa un caso nazionale. Sileo chiede 2 vice segretarie da affiancare a Lettieri per riequilibrare le quote di genere, in alternativa una direzione collegiale a maggioranza femminile. Ancora polemiche dopo l'elezione alla presidenza dello speranziano Rutigliano. Sul quotidiano del Sud c'è anche il giallo della Pineta sfregiata, Nova Siri, la denuncia dei Verdi, il comune dice di non sapere nulla. Si arriva al Giornale, emergenza migranti, effetto Meloni, l'Unione Europea, tra virgolette, forse si sveglia. La von der Leyen conferma gli impegni presi, ma il tema non è in cima all'agenda del Consiglio Europeo. Intanto il Friuli fa da sé, telecamere ai confini, sul Giornale anche l'eredità del Papa Ratzinger, i 5 cugini che la rifiuteranno, tesoretto contestato. Di lato Paolo Guzzanti parla ancora della guerra in Ucraina, perché è difficile il cessate il fuoco. Il Fatto Quotidiano, anche qui Putin apre al piano Xi e Biden ordina Kiev niente tregua. Xi propone il cessate il fuoco, il russo lo valuta no della Casa Bianca, l'Unione Europea investe altri 2 miliardi in munizioni per l'Ucraina. L'editoriale di Marco Travaglio oggi si intitola Arrivano i buoni e parla di tutte le guerre affrontate dagli Stati Uniti, anche in rapporto con i premier italiani nel tempo. Si chiude con il Corriere della Sera, anche qui Xi Putin gelo degli Stati Uniti, la guerra
guerra, l'incontro tra i leader al Cremlino, accordo a Bruxelles, 1 milione di munizioni a Kiev. Lo zar dice interesse per il piano di pace cinese. Washington replica e un inganno. Al centro pagina sul Corriere della Sera, quello che è successo a Napoli, fatto di cronaca, sparatoria davanti a un chiosco sul lungomare, Francesco ucciso a 18 anni per una scarpa sporcata, e vediamo la foto qui al centro. Si parla anche di pensioni, in Francia il governo si salva, proteste comunque e violenze. Grazie ancora per l'ascolto per oggi, per questa rassegna stampa, appuntamento come sempre da Mimmo Moro Marco, a domani, un buon martedì a tutti quanti voi, grazie.